Siamo a Venezia, a San Giobbe, l'Università Ca' Foscari, dove il CUP, il Comitato delle Professioni del Veneto, ha organizzato un convegno sull'equo compenso. Ci sono stati vari interventi articolati che hanno portato in luce le diverse sfaccettature di questo tema che presenta ancora degli aspetti di complessità. Ma direi che l'intervento di Sandro Carta, il nostro consigliere nazionale che si occupa tra gli altri specificatamente di questo argomento, ha portato molta luce e quindi se qualcuno aveva dei dubbi dovrebbero essersi risolti. Vero Sandro? Io mi auguro che sia così, ma di la tua. Confidiamo sia così. Innanzitutto è un grande piacere tornare a Venezia per un evento di confronto più che formativo. Si tratta di un tema sul quale ovviamente non solo io ma tutto il Consiglio nazionale e i presidenti degli ordini e i loro consigli stanno lavorando alacremente. Devo dire che ultimamente abbiamo delle ottime novità perché le sentenze del TAR Veneto e del TAR Lazio hanno portato chiarezza e sono giunte a delle conclusioni che sono molto simili al documento che il nostro centro studi ha fatto nel luglio del 2023. Per cui siamo stati dei precursori, abbiamo interpretato la norma nella maniera più corretta, è un nostro dovere perché siamo un ente pubblico e dobbiamo portare avanti le nostre iniziative con senso di responsabilità nei confronti della categoria e dei nostri iscritti. Ecco, tengo a sottolineare il ruolo che ha svolto in questa, come in molte altre occasioni, il Consiglio nazionale in termini propositivi nei confronti del Governo, nei confronti del Parlamento, per in questo caso far presente il ruolo di tutti i professionisti, direi, non solamente quello degli ingegneri, tant'è che il convegno di oggi è organizzato appunto dal Comitato Unitario delle Professioni del Veneto.